Udite, udite, il Presidente del Consiglio scende in campo per le regionali del Veneto e inizia proprio col piede sbagliato. Parla di sanità del Veneto, parla del numero delle ULS, delle 22 ULS, e sbaglia anche il numero perché le ULS sono 21, informati Renzi, informati, ma soprattutto gli rifilano dei dati sbagliati. E io dico, ma come si fa a parlare della sanità del Veneto? Renzi, non puoi dimenticare di dire che siamo l'unica regione che non applica l'addizionale IRPEF ai nostri cittadini per la sanità. Non ti puoi dimenticare di dire che siamo una regione nella quale non si applicano i ticket regionali, ma solo quelli che il governo ci impone. E poi dai, dovresti dire a tutti che siamo regione di riferimento nazionale per la sanità. E ancora, ma soprattutto ricordalo bene, che la sanità del Veneto con le sue ULSS riduce la spesa pro capite per la sanità ai minimi nazionali, cioè noi siamo i più virtuosi d'Italia e soprattutto curiamo bene i cittadini. Piuttosto dovresti ricordare ai cittadini che tagli nella sanità, che siamo passati da un impegno di Fondo Sanitario Nazionale del 7,1% sul PIL di investimento al 6,6%, ovvero siamo passati da valori che potevano avere la Gran Bretagna, la Germania e i paesi del Nord Europa a quelli della Grecia e del Portogallo. Questa è la sanità che vuoi? Comunque una sfida te la lancio. Abbi il coraggio di applicare i costi standard e poi vediamo veramente chi è più bravo, se tu ad applicare i costi standard o noi a seguirli.